Alberto Giacometti e Lucio Fontana per la prima volta insieme, un progetto museale inedito, presenta l'incontro ideale e il dialogo potente fra due giganti del Novecento, grazie al confronto straordinario fra capolavori in arrivo dall'Italia e dall'estero. Firenze ospita un doppio appuntamento, ideato da Sergio Risaliti, direttore del Museo del Novecento, che affonda nella ricerca ostinata dei due maestri, protagonisti di un viaggio parallelo che intende suggerire nuove strade di analisi e sondare nuove interpretazioni. Si parla della mostra Giacometti Fontana alla ricerca dell'assoluto, in mostra a Palazzo Vecchio a Firenze dal 2 di marzo, a Lucio Fontana l'origine du monde al Museo del Novecento. Potremmo dire che se Giacometti affonda i piedi delle sue esili, consumate sculture e figure umane nel profondo della terra, Fontana invece fa cadere sulla terra queste strane meteoriti ai piedi di questi uomini e queste donne così alte e così sacrali anche. È questo proprio legame fra il mondo ctonio, diciamo, profondo della Terra e il mondo cosmico, il mondo infinito, aperto poi da famosi tagli e buchi di Fontana, che si realizza questo connubio perfetto, quasi come un Ouroboros, la riunione di due principi di ispirazione che tendono poi al confronto entrambi con l'assoluto, come recita il titolo desunto da un saggio importantissimo che Jean-Paul Sartre aveva dedicato a suo tempo ad Alberto Giacometti.